Ciao a tutti ragazzi, sono Bertra e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qua, tornati sul mio canale dopo 1000 anni. Lo so, mi dispiace, ma come vedete non ho neanche il green screen perché sto traslocando e il green screen è da qualche parte. Mi raccomando, lasciate 10.000 mi piace per andare nell'area 51, perché come avrete capito di questo si parla. Partiamo senza ulteriori indugi. Partiamo da questo piccolo video che ho trovato, che sembra molto memoso. Riccardo Milos immortale che va... Gesù. Voi immaginatevi questa organizzazione paramilitare che cerca di entrare nell'area 51 e sono tutti tizi super pompati, nudi, che ballano così, al posto di essere persone che ci provano. Ovviamente se non sapete del meme dell'area 51 vi invito ad informarvi. A Spanne un tizio ha fatto un evento meme dicendo: raga, il 20 di settembre andiamo tutti ad invadere l'area 51, non potranno fermarci. E poi si è evoluta da lì questa cosa che è enorme. È il famoso esercito degli Stati Uniti questo, di GTA, neanche. Pem 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 pem. No, sono morti. No. Presi a colpi di cazzi in faccia. I colpi di minchia. È così che si vincono le guerre. Oh no. Ma giustamente l'area 51 è piena di alieni che ballano dentro. Ehi là! Dammi tu cosita! Dammi tu cosita! Oh no! Le armi aliene! Quanto era forte sta cosa, non volevo sentirla così forte. Scappate presto! Bang bang! No! No! Cos'è successo? No, dammi tu cosita! Ai! Ai! Oh no, Riccardo. Oh no, c'è lui! Ma raga, cosa cazzo sto vedendo? Cosa vedo nei miei occhi? Oh no, dammi tu cosita, no. Che storia strappa storie. No. I Riccardo Milos morti. Oh, poveri Riccardo Milos. Che dolore la vita. Ai, ai, ai. No. Ai. No. No, così, non doveva chiudersi così. Che dolore vivere, raga. E quindi, niente. Sono turbato, sono ufficialmente turbato, ma il 20 io ci sarò. Dobbiamo esserci tutti, cazzo. Il 20 di settembre tutti all'area 51 ci entriamo e ci prendiamo gli alieni e le cose, cazzo. Ce lo meritiamo. E vi ricordo che se volete essere grossi come Riccardo Milos, ci sono le barrette di Prozis in descrizione, che sono buone, io non so come dirvelo. Sono quelle al biscotto che sono la cosa più buona del mondo. Più di quelle doppio cioccolato che vi avevo detto, di più. Quindi ve le lascio, perché se non siete grossi come Riccardo Milos, non ci arrivate all'area 51. Crepate, quindi vi servono. Io, l'alieno che era in contenimento per una ragione, guardia dell'area 51. Grazie per questo bollino giallo diretto. Lo censurerò, perché Deadpool non è adatto ai minori. Comunque, raga, se ci sono degli alieni pericolosi, si corre. Si corre veloci come il vento e si spera nel Signore. Si fa così di solito. Un raider dell'area 51 viene resuscitato con l'acqua da bagno gamer girl di Belle Delphine dopo essere stato ucciso dai soldati. Perfetto, raga, siamo coperti. Ecco perché ha sold out così in fretta l'acqua di Belle Delphine, raga. Centinaia e centinaia di litri di pozioni per guarire i soldati. Poi c'è stata questa ondata di finti, immagino, Snapchat di gente famosa che dice: vengo anch'io nell'area 51, che fanno spaccare, tipo lui, l'unico e inimitabile Barney, che per chi non sapesse ha anche fatto il telepata in Starship Troopers, che è un grandissimo film dove comunicava mentalmente con gli alieni.
quindi comunicazioni telepatiche con gli alieni è la mia specialità. Ci sono puttanelle. Che poi qui sembra veramente uno che potrebbe andare nell'area 51 a uccidere qualcuno così per sport. Area 51, prepara. Puoi indovinare cosa sto preparando? È anche lui, mica la frontline di Riccardo Milos e The Rock. Cioè indistruttibili, immortali. I proiettili rimbalzano sui muscoli. Area 51, preparati ad essere terminata. Ottimo. Abbiamo anche della tecnologia aliena dalle nostre parti. Chi non è tecnicamente alieno, il Terminator, è dal futuro, Skynet è il prodotto degli umani. Non rompetemi i coglioni, vi riempite estate. Area 51, count me in. Area 51, here I come. Abbiamo anche i tiratori scelti, abbiamo Chuck Norris e Kenny Reeves. Cosa vogliamo di più, raga? Basta, perché non siamo già qua? Perché non siamo già dentro l'area 51 a prenderci tutte le alien tidis che vogliamo? Me lo spiegate? Cosa stiamo aspettando? Io, la guardia dell'area 51? Oh no, arma aliena dal laboratorio 48. Il mio amico che ha cliccato non vengo sull'evento. Vogliamo anche voi che fingete che non ci sarete per, sai, confondere l'FBI e la CIA che adesso stanno cercando di contenere tutto questo. Tu clicchi non vado, dici sono sgamato e poi pam arrivi dal nulla nell'area 51. Madonna raga, sono ingainatissimo, perché non ci andiamo davvero? Sarebbe geniale, morirebbero tutti ma sarebbe figo. Cioè sapete quanti meme? Signora agente dell'FBI, non penso neanche la metà della merdate che ritwitto sull'area 51. Mi scusi signore, ho visto delle attività interessanti sul suo Twitter. Può dirci che cosa pensa di questa invasione dell'area 51? Ma niente, ma è uno scherzo, mamma aiuto. Quando finisci nel furgone senza nessun tipo di indicazione sopra e ti risvegli in una stanza buia e dici ops. Io che spiego a mia madre perché ho bisogno dei biglietti aerei per andare all'area 51, mia madre. Oh no, ho cresciuto un figlio ritardato, dannazione, è successo di nuovo. La prima cosa che vedi dentro l'area 51, perché dovrebbe esserci una nonnina dentro una gabbia per uccelli che ti guarda e dice ciao. Sarebbe terrificante, non lo metto in dubbio, però... What? Quando te ne vai dall'area 51 sei diventato Master Chief, così, in amicizia. Oddio, e se tutti i giochi di Halo non fossero in realtà dei videogiochi ma si basassero sulla vita vera, in realtà ci nascondono. L'UNSC è vera! I Covenant! Ah! Il governo degli Stati Uniti. L'area 51 è off limits. Più di 300.000 millennials suicidi. Are you really in charge here? Ci sono meme sui film che non sono ancora usciti. Ci sono meme su trailer di film. Di cosa stiamo parlando? Grande Jim Carrey che fa il dottor Eggman. Comunque, grande. Ti amo. Sposami. Abbi i miei bambini. Io. Possiamo fermarci all'area 51 e vedere gli alieni? Mamma, abbiamo gli alieni a casa. Gli alieni a casa... Ma no ragazzi, Zuckerberg è umano e come umano gli piace fare tutte le attività da umani, come respirare e bere H2O. Che delizia questa H2O. Io che vado all'area 51 e devo uccidere il mio agente dell'FBI. No, ha visto così tante cose, tutte le mie collezioni di hentai, di porno strani, perché si è visto con me 8 volte Full Metal Alchemist. Perché dovrei ucciderlo, ragazzi? Gli americani, prenderemo d'assalto l'area 51, niente può fermarci. Europei. Ho i due folder di meme pronti. Se l'invasione dell'area 51 finisce bene, se l'invasione dell'area 51 non finisce bene. Devo solo aspettare. Quando mi chiedono perché ho invaso l'area 51, ho visto la pubblicità su Facebook e pensavo che sembrasse divertente. Esattamente. Noi siamo tutti come lui e moriremo malamente, ma purtroppo è destino. L'esercito degli Stati Uniti vuole creare dei proiettili biodegradabili che piantano dei fiori dove cadono. Area 51, il 20 settembre. Tutti i corpi che fanno da concime. Che delizia, che sapore. Viaggiatore del tempo arriva dal 2029. Io. Quindi quelle persone hanno davvero provato a invadere l'area 51? Viaggiatore del tempo. Intendi il grande massacro dell'area 51? Io. Oh merda. Può sempre andare male, non si sa mai. Quando le guardie sentono il rumore collettivo di 300.000 Monster Energy che vengono aperte nel deserto? Oh no. È iniziato. Clock. Minchia, sarebbe un rumore terribile. Pensate che casino. Scrunch. Tutte all'unisono. E poi 2 milioni di Kyle. Ah! Guardie dell'area 51. È così fastidioso che ogni anno ci provate di nuovo. Io, di cosa stai parlando? Questa è la prima volta che proviamo a invadere l'area 51. Guardie dell'area 51. Oh no, l'ho fatto davvero. Vabbè, avete appena visto un video, anche se non ve lo ricordate. Alla prossima.